Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Dino Crisis 2. Siamo al terzo episodio, ragazzi, quindi ci avviamo, diciamo, forse a metà gioco. Non lo so, non vorrei dire una stronzata, ma forse siamo vicino a metà gioco. E siccome sono passati 3-4 giorni dall'ultimo episodio, mi devo anche ricordare cosa diamine dobbiamo fare. Allora, ci ritroviamo in questa stanza qui. Dovevamo imparare ad andare a salvare Dylan, se non sbaglio. Ok, perché questa musichetta agitata? Che c'è? Non c'è bene amato nulla, quindi non capisco il motivo. Apriamo questa porta. Allora, cosa c'è qui? Nessun dinosauro. Vediamo un po' cosa c'è. Musichetta molto ansiosa. Ah, allora, c'è questa storia qui. Un sistema di controllo delle chiavi. Una chiave manca all'appello. Può essere rimossa solo dalla chiave alla volta. Allora, devo ricordare questo giochino adesso. Saliamo queste scale. Un file. Allora, praticamente il file ci spiega come funzionano le chiavi, possono essere rilasciate una per volta, ogni chiave di un colore apre la porta del suo stesso colore, però il macchinario ne rilascia una per volta, quindi siccome prima si è visto che ne manca una, quindi vediamo un attimo se abbiamo oggetti chiave, chiave del centro di ricerca chiave. Allora, boh, può essere, mettiamoci contro il dispositivo. Oggetti chiave. Proviamo a usare questa. Non puoi usarla qui. Proviamo a usare questa. Va bene. Allora, ficchiamo una chiave e dovremmo prendere, se non erro, quella blu. Sistema di controllo delle chiavi. Sono tutti al loro posto. Vuoi premere il pulsante attivazione? Sì. Quale pulsante vuoi premere? Blu. Dovrebbe essere la nostra chiave. Ok, preso la chiave blu. Torniamo indietro. Torniamocene indietro e vediamo se è quella buona per aprire la porta a Dylan, che ne so. Vediamo se ci stanno i dinoculi, no? Vediamo, let's go. Per di qua. Non c'è nessun dino. O Dylan c'erano, adesso non me li ha messi, chissà perché. Comunque, invece di qua sì, ce ne sono tanti anche di qua. Stavo mirando quello a terra perché era ancora vivo. Chissà. Scappiamo al volo. Allora, go. Di qua facciamo un po' zigzag. Zigzag. Di qua. Ok. Go Dylan dovrebbe essere. Oh, premo sempre start invece che select. Oggetti chiave. Chiave del centro di ricerche. Usa, non puoi farlo qui. Chiave, usa. Perfetto. Funziona. Un'onzia. Hey. What took you so long? Pure. C'è pure Nice fretta. to see you too. You owe me one. I found a young female survivor. But she was uncooperative. I locked her up in the control shack. I'll take her back to the ship. You go on ahead. I'll meet you there. Ok. Quindi dobbiamo andare alla nave. E già è tornata la nave, di pattuglia con la ragazza, al posto di comando ci troviamo, posto di comando, vai, vediamo. Ah, ok, siamo sulla nave. Cerca di calmarti, gli dice. What is wrong with you? You're a survivor, right? Please, we're here to help. Quanti ricordi, ragazzi, What's tantissimi anni. your name? Where are all the others? Where's your family? Cerca di prendere qualche Regina, you informazione. better come and see this. Entra Dylan, dice che vuole che si deve vedere qualcosa. Andiamo a vedere cosa c'è da vedere. Who trashed the place? Ah, è vero, gli hanno distrutto tutto It là wasn't dinosaurs. dentro. Una Someone serie di must have got in here and dinosauri. destroyed all the computers. Tutti i computer. The activator for the gate is broken too. We can't get back to our own time. It must have been those people with the helmets. Ok, quindi quei tizi They all threw praticamente hanno damage to the engine distrutto tutto, anche activator. il sistema We per can't even move our ship. tornare indietro al loro tempo e hanno rotto anche Okay. il motore, non We'll possono have fare to più look for something niente. in this world in order to get us back to our original time. Ok, quindi missione And tornare we al have to nostro find parts for the tempo ship too. e i pezzi di ricambio, logicamente. Hey, Dobbiamo accaparrarci. before you go, handcuff the girl so she won't run away. There's a facility we haven't gone to yet. You gotta check it out. Ok, Right.
Quindi ammanettiamo la ragazza e andiamo nella struttura che non abbiamo ancora controllato. Che chi se la ricorda. Ok, siamo di nuovo nei panni di Dylan. Calm down. I'm here to help you. Just calm down. Look, I have to make sure you don't escape. Trust me. Hey. What are you doing? Stop it. What's the matter? Non parla, non si capisce, ma c'è qualcosa che insomma non va. Obiettivo primario, ispezione area, controllo esploratore, recupera i pezzi di ricambio della nave di pattuglia. Ok, quindi direi di... ci fa vedere la mappa, quindi dobbiamo andare lì, tutto a destra. Ok, bah, speriamo di aver capito. Andiamo per di qua, vediamo se c'è qualche dino files in questo sfondo. No, qui no, qui no. Eppure sulla nave un dinofile deve essere. Passiamo qui. Cabina della nave. Vediamo se sta nella cabina della nave un dinofile. Sicuro, in mezzo a tutti i detriti. No? Muoviamoci robottosamente in giro. Niente dinofile. Che palle. Niente dinofile. Posto di comando. Direi prima di ricaricare un po' qualcosa, vediamo se possiamo acquistare il super fucile fotonico, ma non ci abbiamo i soldi. La cura, ce ne abbiamo un bel po'. Le munizioni ci servono. Quindi munizioni qua, a posto. E ci facciamo pure il lanciafiamme, non so. 256, siamo pieni al lanciafiamme, non ci serve a nulla. E possiamo continuare. No, non ho premuto un cazzo, perché... Esci, torna indietro e andiamo per di qua. Andiamo a cercare i pezzi di ricambio, va. Pezzi di ricambio. Cos'è? Niente, ok. Sembrava ci fosse qualcosa, qualcuno. Andiamo per di qua. Saliamo le scalette. Scalettiamo. Mo' la zona sbarco. Questa volta mi sa che dobbiamo andare a destra. Ci ritroviamo dove eravamo praticamente, ecco, con Regina all'inizio. Perché sto camminando storto contro il muro, bruttissimo. Becco tutti gli angoli. Oh cazzo, che roba è. Ok. Oh merda. La serratura è chiusa elettronicamente. Forse si apre con lo sterilizzatore di Regina. Oh shit. Mi si vuole mangiare. Allora andiamo per di qua. Forse qua. Vai. Ok, abbiamo beccato almeno l'entrata. Perché non è per nulla rassicurante quel coso enorme. Che cazzo è? Boom, inquadra qualcosa, ma secondo me è troppo grosso per essere ammazzato. Quindi corriamo. Oh cazzo. Sali. Meno male, ragazzi, che non posso essere beccato mentre salgo le scalette, sennò è la fine. Veramente, mi ha spezzato a metà di poligoni. Sono caduti i poligoni dappertutto. Allora, saliamo queste altre scalette. Dai, muoviti, Dylan, che non ci abbiamo tutto il giorno. Corri, ma non c'è un tasto corsa? No. Ok, però ce la siamo cavata. Giungla sentiero nord, che cosa ci aspetta? Dei raptor. No, non ce l'ho fatta, gli avrei dovuto tirare la coltellata, sicuro. Facciamo così. Ora, se noi siamo usciti da lì, no? Dove potremmo dover andare? Indietro. Possibile che dobbiamo tornare al punto di partenza. Intanto spariamo a qualcosa che ci sta inseguendo. Niente, la serratura è chiusa con lo coso di Regina. Niente, non è qua. Che palle. Praticamente se non è questa porta vuol dire che devo salire le scalette da quella parte. Quindi torniamoci. Schivato proprio brutale. Subisci anche tu un bel trash shot. Saliamo e muori. Facciamo una super combo, che cazzo.
Oh no 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 no, la situazione sta sfuggendo di mano. La situazione sta sfuggendo di mano. Corri, 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 corri. Spara, spara, spara. Spara. Vaffanculo, merda. Spara, spara. È la fine, andiamocene, andiamocene, andiamocene. No, porca di quella troiaccia. Andiamo, va, scappiamo. Muori in pace. E qua? E muori pure tu, va. Parecchio, parecchio male. Mi sono fatto parecchio, parecchio male a combattere come un idiota contro tutti questi dinosauri, vabbè. Vediamo un po' se abbiamo bisogno di qualche cura. Sì, perché ci becca un coso con tutta la forza, quelli giganti, ci sfonda. Quindi facciamo così. Scappiamo. Qui non ci sono quelli piccoli, se ne vanno perché andiamo incontro a quello gigante. Come vedete non si preoccupano più di noi i dinosauri, perché c'è il T-Rex occhio sguercio che ci va cercando. Vediamo un po', ce ne scappiamo di qua, facciamo il pezzo molto rapidamente, scendiamo verso il sentiero nord, bel sentierino. No, dove cazzo sparo? Via, 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 spostatevi, 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 morite, tutti, in combo. Ok, penso che ho scaricato abbastanza potenza di fuoco. Via, spostatevi. Muori. Meno male che era un pompa, ragazzi, perché sennò ero fottuto. Scendiamo. Ce ne scendiamo per di qua. E cosa ci sarà? Cosa ci sarà? Altri fucking dinosauri. Shit. Poi figo da gusto, ragazzi. Oh, avevo premuto per salire le scale. Ti beccati una coltellata. Allora, in giro. Mamma mia, ragazzi, che ninja del dinosauro. Sono un ninja dei dinosauri. Vai, sali. Mamma mia, se strilla. Allora, andiamo per di qua. Pure per di qua, ma sento come se... Allora, i soldi ci servono, quindi prendiamoci qualche combo. Ti sgozzo. Ok, muori. Mi dispiace. Ma non è manco morto, vaffanculo. Però buona difesa, più 2000. Sono finiti i colpi, ma siamo arrivati al checkpoint decisivo. Quindi acquistiamo... Non ci fa acquistare neanche un'arma e non abbiamo i PTS per prenderci quella cosa. Però possiamo recuperare tutti quanti i colpi al volo. Ok, ci acchittiamo le munizioni. E possiamo, direi, salvare. Abbiamo fatto un bel po' di strada, non manca tantissimo alla fine. Mi ricordo questa fase della nave. Siamo bene o male a metà gioco passato, probabilmente. Quindi con questo terzo episodio è tutto, ragazzi, invito a lasciare un bel like e un commento se il video vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.